siamo con Laura Saccomanni, che ringrazio per essere venuta al microfono. Tu sei ferma ai box perché non puoi ancora giocare, cioè diciamo non ti hanno ancora dato il benestare, ma si tratta di poco. Sì, pochissimo, io già dal 9 gennaio potrei giocare, poi purtroppo non siamo entrati in Coppa Italia, quindi non posso giocare il prossimo weekend e quindi se ne riparla il 20 gennaio contro Bologna. È dura rimanere fuori a vedere una partita quando si vorrebbe entrare, quando sei anche vicino al campo? Molto, molto, moltissimo, anche perché poi vorrei iniziare il prima possibile questa esperienza con questa nuova squadra. Conosci già qualche giocatrice? Sì, ho giocato insieme un anno a Melissa Donà a Roma e poi le altre comunque di nome le conosco tutte bene o male, sì, abbiamo giocato contro molte partite, quindi sì, le conosco. Credi che Giaveno, sicuramente anche con il tuo arrivo, possa ritornare un po' più in su? Speriamo, speriamo, sicuramente questo è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati, quindi vogliamo scalare un po' di più la classifica, entrare nei playoff e appunto le prossime due partite saranno molto importanti. Cosa ne pensi della partita di stasera? Che sulla carta dovrebbe essere scontata, però poi sul campo? Ma mai dire che è scontata una partita. Ci potrebbero essere mille risvolti, insomma. E sarà comunque difficile, questo bisogna ammetterlo. Loro comunque hanno finito il girone di andata come primo in classifica e sono una bella squadra, però noi possiamo comunque lottare, anzi credo che bene o male qualche punticino potremo... Diciamo che psicologicamente siete avvantaggiati perché non avete nulla da perdere. Certo, quello è vero, certo, tantissimo. Detto alla Yamamai che insomma sì, deve vincere per forza. Sì, bene o male loro devono puntare a un certo, insomma, livello, a un certo punto. Soprattutto dopo il risultato di ieri, perché ieri Bergamo ha perso, tra l'altro con la bestia nera Torino, perché con Torino non riesce mai a vincere. Sì, è vero, loro devono cercare di rimanere al primo posto ancora per molto tempo e cercare di prendere più distacco possibile da Bergamo, quindi oggi per loro sarà una partita importante, con noi che comunque siamo media bassa classifica, quindi devono approfittare di questa cosa, noi dovremmo dargli filo da torcere, insomma. Grazie e auguri. Non potevamo non sentirti, fa un certo effetto vederti con un'altra maglia, però dai, penso che qua ti trovi molto bene. Sì, 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 sto bene, un bel ambiente, una bella società e scusate, peccato perché ultimamente non riusciamo a esprimerci al meglio, però insomma siamo solo a metà del campionato, quindi confidiamo nel girone di ritorno. Certo, probabilmente non era questa la partita da vincere, voi ci avete tentato e direi che nel primo set ci siete andati anche vicino a vincere. Sì, 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 dai, diciamo che a parte l'ultimo, i primi due set sono stati giocati diciamo alla pari, ovvio che quando giochi bene, una squadra che gioca bene secondo me dovrebbe anche vincere il set, però Busso è più forte, c'è poco da dire, quindi va bene così. Ecco, adesso rientra una giocatrice, la Saccomanni, che penso aspettate perché insomma è sempre un rinforzo in più, e poi il vostro campionato inizia dalla settimana prossima. Sì, sì, abbiamo, cioè, Laura che giocherà la prossima partita, sicuramente ci darà una grossa mano perché viste insomma le due partenze, quindi eravamo un po'... ci mancava insomma un altro giocatore e niente, sì, adesso abbiamo una settimana di pausa e poi a Bologna, che lì è una partita importante. Certo, ecco, il pubblico di Busto penso che ti abbia ben accolto, ti ha anche salutato questa sera, se vuoi al contrario salutare. Certo, saluto tutti i tifosi, sono spettacolari e rivederli fa sempre un certo effetto, li ricordo sempre con molto piacere. Grazie. Ciao a tutti. La coach, si può dire che il vostro campionato inizia domenica, non solo perché avete ormai incontrato squadre molto forti, ma un po' inizia in discesa da domenica in poi, oltretutto avete un rinforzo. Sì, sicuramente, come ho detto prima, adesso abbiamo 10 partite all'interno del quale diciamo c'è sicuramente sono partite più abbordabili per noi. Era importante giocarci bene anche queste partite, vedi quella con Busto stasera, quella chieri il 26, comunque al massimo delle nostre possibilità, perché devono essere di buon viatico per quelle
partite dove puntiamo a fare risultato. Quindi sono contento della prestazione delle ragazze stasera. Secondo me nei primi due set siamo stati competitivi, abbiamo giocato, non dico alla pari, ma in maniera tale da comunque tenere sul filo busto, e questo per noi era importante, soprattutto poi alla luce di un certo numero di partite dove sicuramente... Anche perché voi eravate avvantaggiati psicologicamente, nel senso che non avevate nulla da perdere rispetto a Busto, che doveva invece vincere per forza. Sì, questo è vero, però sai, quando giochi con squadre così forti e quando giochi partite in cui il livello tra le due contendenti è così diverso, le motivazioni servono a poco, o comunque il lavoro, non avere da perdere, serve a poco. Dall'altra parte c'è Busto, campione d'Italia, che è una squadra fortissima, per cui è vero che non ha nulla da perdere, l'abbiamo sfruttata questa cosa a volte anche in maniera, diciamo, cercando di giocarci i punti con massima spregiudicatezza, però è chiaro che davanti c'è sempre Busto. Ecco qua, ci sentivo prima che parlava di acquisti, voi avete provato a buttarvi nella campagna acquisti, ma le sirene dell'estero sono molto più forti. Sì, noi siamo una società piccola che è arrivata in A1 forse un po' prima di quello che era la programmazione stabilita, con grande merito, avendo vinto il campionato l'anno scorso, però è chiaro che un po' questo scotto lo paghiamo a 360 gradi, compreso in quello che è un mercato già di suo molto difficile, in cui comunque il movimento italiano in questo momento è poco competitivo, se non in numero di 2, 3, 4 squadre, vedi Busto, che hanno la capacità di attrarre le giocatrici per motivi non solo economici ma anche tecnici. Per il resto diventa tutto molto complicato. Noi stiamo attenti a vedere se c'è qualche possibilità, so che non è molto facile, ci proviamo, se arriverà qualcuno bene, altrimenti andremo avanti così. Un'ultima cosa, non per polemica, anche se so che magari l'argomento è abbastanza scottante, però a voi tocca da vicino la questione crema. Ma guarda, sulla questione crema mi è stato detto di non parlare e io rispetto quella che è l'indicazione della società, per cui evito di rispondere alla tua domanda. Credo che il tempo ci darà ragione, nella misura in cui alla fine, voglio dire, chi lavora in una certa direzione come stiamo facendo noi, spero e mi auguro raccoglierà i frutti del lavoro che sta facendo. Grazie.